Russa. Io la ringrazio perché io sono, come tutti, preoccupato per la situazione, ma credo che l'aspetto che lei ha, o tu, non mi ricordo più se ti ho detto lei o del tu, hai sottolineato sia il più importante, quello di prepararsi per l'evenienza che occorra un numero maggiore di posti letto per la intubazione, cioè per la terapia intensiva. Anziché perdere eccessivo tempo, o meglio, dare eccessiva attenzione al contenimento che va fatto, ma che ciascuno può esercitare nel migliore dei modi, io credo che le autorità debbano concentrarsi nel prepararsi ad avere il numero di posti letto e di personale medico sufficiente per ogni evenienza, non arrivare impreparati, perché se la Lombardia, che ha il miglior sistema sanitario d'Italia, già si trova in una qualche difficoltà, immagino se questo avvenisse nelle altre regioni, il problema sarebbe più alto, di poco, di tanto più alto. E allora le soluzioni ci sono. Ci sono gli ospedali che sono stati chiusi, giustamente, perché erano troppi, perché, che vanno riaperti immediatamente in via precauzionale. Vanno preparati, predisposti per ogni evenienza, ospedali di campo specifici in cui si curino solo e esclusivamente persone che hanno bisogno di essere aiutati nella respirazione, sia esterna, sia con l'intubazione. Questo oggi mi sembra che non stiamo facendo, dico non stiamo, vedi, non dico il governo, No, 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 ma è che chiaro, è sarebbe chiaro. bravo, che non stiamo facendo. Allora io lancio questo consiglio, non sono il professore di prima, per carità, che ha un'esperienza 100 volte migliore della nostra, ma di buon senso, anziché stare a preoccuparci se io posso andare in quell'ufficio, non in quell'ufficio dove se sto un po' a distanza e controllo se uno non ha la Ok, febbre, posso farlo? concentriamoci sul Prepariamoci tema. a curarci, perché Ok. finisco, perché questa malattia e il vero problema sarà il numero dei malati, non la pericolosità di questa Esattamente, malattia. Ecco, tutto lì. esattamente.